in mezzo alla settimana che ci mangiamo? Il problema che ho io ce l'avete pure voi, lo stesso problema. Vogliamo qualcosa che ci tiene un po' leggero, però che sia completo, qualcosa di completo. Quindi ci abbiamo, a me gli occhi please, ceci. Questi l'ho cotti io, ok? Non sono, l'ho mollati una notte intera. Allora, degli amici miei mi hanno sempre consigliato 24 ore è la cosa migliore. 24 ore è sempre perfetto. Quindi, ammollare 24 ore. Poi, dopo ci abbiamo un bel pezzetto di zucca, un po' di rosmarino, un porro, peperoncino, aglio e poi questo qua ci abbiamo l'iniezione, il surplus di proteine. Abbiamo del pesce, ho del baccalà, ma può essere qualsiasi altro tipo di pesce. E in più abbiamo... è mezza settimana, dobbiamo stare attenti, dobbiamo tenerci bene in forma perché per sabato mica tratac, ci massacriamo, pasta integrale di farro, va bene? Iniziamo subito, olio, oh, pure se mezza settimana l'olio deve essere buono, quindi olio Franci, il mio amico toscano, Villa Magra fantastico, va benissimo questo piatto, poi, grazie Giorgio, poi andiamo subito con l'aglio, qui, perfetto, la pacca, tre spicchi, bella abbondante, tanto lo vediamo tutto e poi il porro. Aggiungo un po' di acqua di ceci così aiutiamo a stufare bene il porro. Ci siamo, togliamo l'aglio, così. Guardate, bianco bianco, qua non abbiamo fatto proprio bruciare niente. Andiamo con la zucca e quello che si deve cuocere prima, la zucca, i ceci già sono cotti, quindi la bene insaporiamo bene bene, quindi bene così la facciamo ben insaporivo il fondo, così, quindi facciamo qualcosa di diverso, non la solita pasta e ceci che è sempre buona e la faremo, eccoci qua, bene, facciamo ben prendere il colore e il sapore soprattutto del porro che sta benissimo con la zucca. Aggiungo anche il rosmarino e adesso aggiungo pure i ceci. Eccoli qua. Aggiungo un altro pochino di acqua perché vedete non è sufficiente, dobbiamo coprire e poi dobbiamo cuocere la pasta qui dentro. Così, via. Aggiungiamo anche il peperoncino. E lasciamo cuocere. Per quanto tempo? Ci vogliono 15 minuti. Allora, guardate, la zucca è pronta perché la faccio così, guardate qua. E si schiaccia, quindi è perfetta, sono passati anche meno minuti, 10 minuti. Adesso metto la pasta integrale, voi mettete il formato che volete, non è che adesso dovete trovare per forza il fusillo al faro, non mi fate ridere, qualsiasi pasta, non tanta, perché questa qua che è il gioco, poca pasta ma tanti legumi, tante proteine, tanta buona roba. Vado così, giriamo e lasciamo cuocere la pasta. Adesso 7-8 minuti e tutto pronto. Ci vediamo fra pochissimo. Assaggiamo il sale, non abbiamo per niente messo, eh? Ci vuole. La pasta è al dente. E al dente dovete lasciarla perché sennò poi si stracuoce. Levo il rametto e il rosmarino che ormai ha fatto il suo lavoro. Prendo il baccalà. Io c'ho questo carpaccio di baccalà, me lo taglio, poi se voi avete un pezzo di baccalà è la stessa cosa, lo tagliate a pezzettini piccoli, taglio in questa maniera, provo a dadini, così si disperde dentro a questa bella pasta. Ecco, vado, fate meraviglia, ah, ecco. Girate, col calore si cuoce anche il baccalà, vedete come cambia il colore del baccalà, da bianco diventa bianchissimo. Poi, oggi facciamo il chic, ecco qui. Allora, se la volete un po' più densa, frullate un po' di ceci e di zucca, un goccetto d'olio a crudo, vieni qua De Giorgio, pure sul mio non è, ma la mangio tutta, no? Adesso, che monta. Ho una fame ragazzi. Un attimo, un secondo di pazienza. Se faccio. Poi Roma. Ceci e baccalà.
il martedì e il venerdì stanno sempre in ammollo, c'era l'alimentare che ce l'aveva già lì pronto dentro l'acqua. Buonissimo, piccantino al giusto, la pasta si sente, non si sente, ce n'è poca, e il baccalà d'acre, da quel gusto e a quella serenità buonissima, e la zucca addolcisce. Semplice, economica, che ce l'ho, mi raccomando, fatela, e poi pure di stagione, la donna è buona, buonissimo.